Cosa ho detto 3 giorni fa? Non farà un video da dimesso, dirà che va tutto bene, che è tutto a posto. Non so, io ero fuori per lavoro, ha proiettato qualcosa sul Duomo, ha presentato Cante in Cina, Tonali, perché lui presentò Tonali, Cante in Cina. Sono dati di fatti, sono inattaccabili su questo. Presentava giocatori in Cina e non aveva acquistato. Cosa ti avevo detto? Pensavi che ti dicesse, o è un modo di dire ovviamente, mi hanno staccato la luce e i gas perché non ho i soldi per pagare le bollette. Pensavi che ti dicesse questo il cinese? No, no, terrà botta fino all'ultimo, ma con le dichiarazioni. Poi questo non è nemmeno un'assemblea dei soci, è diventato Temptation Island. Si registrano i video, nessuno può fare domande. Poi domani i soci guardano il video e gli rispondono con un altro video, come fanno a Temptation Island. È uguale. Ma dove siamo finiti? Capito? Come quando sei da piccolo, il pallone è mio, gioco io, basta, non mi rompete i coglioni. Pallone è mio, basta, gioco io. Ora basta, lo posso, non si gioca più. Un'assemblea dei soci senza domande. La Russa che parla di futuro radioso, la Russa con chi? Lo stadio, con quali garanzie? Lo stadio è una cosa fondamentale. Zhang, ma te come fai a costruire uno stadio? Vedi Cardinale che ha fornito le garanzie, vedi la Roma che ha fornito le garanzie per costruire uno stadio, ma anche per ristrutturarlo, sia all'ente pubblico che al general contractor, le deve fornire il maggior azionista del club. Non esiste fare finanziamenti per nessuno stadio, come le ha fornite il Milan per andare via da San Siro. Siamo all'assurdo, questa è una barzelletta all'italiana. Questo è cine panettone tra un mese e mezzo e Natale. Questo è cine panettone, è una roba vergognosa. Quindi va tutto bene. Io te l'avevo detto ai cinesi, cosa ti aspettavi dai cinesi? Io te l'ho detto 2 giorni fa, non farà un video da dimesso. Attenzione, dimostrerà la potenza che non ha. Quindi va tutto bene. Allora, a me si è concesso che vada tutto bene, ma va tutto bene, sì, non si fa fare le domande. Poi hanno intervistato un azionista di minoranza. Ah, ma sai, come le sono sembrate le parole di Zhang? Ah, ma sai, ci sento un po', ho capito un po' di quello che ha detto. È una barzelletta, comunque. Sono convinto delle parole di Zhang, però siccome è da marzo 2022 e nessuno è mai riuscito a rispondere a queste domande, soprattutto alle domande fatte dai ragazzi, le domande sono: A. Come pensa di rimborsare Oaktree tra 6 mesi? Va tutto bene, però rispondetemi a queste domande. A. Come pensa di rimborsare Oaktree tra 6 mesi, non tra 10 anni, tra 6 mesi? Come pensa di riprendere i 420 milioni di perdite rinviate? Ci sono 2 anni e mezzo di tempo per pagarle. 420 milioni di perdite, grazie al mille proroghe, rinviate. Zhang, come pensi di riprenderli questi 420 milioni? E C, nel 2027 scade un bond da 415 milioni. Come pensi di rifinanziarlo questo bond da 415 milioni, Zango? O meglio ancora, come pensi di saldarlo questo bond, questi 415 milioni? Quindi Zang ha un impegno da qui a 3 anni di circa 1 miliardo. Queste domande qui gli vanno fatte, ma non gliele fa nessuno, perché poi ora si comincia a giocare anche sporco, basta domande, siamo sotto regime, non rompete i coglioni, eh? Zhang ha detto non mi dovete rompere, non mi dovete fare domande, basta. Vai a chiedere ai soci di minoranza, ma sai, ho capito poco di quello che ha detto, ma di cosa stiamo ragionando? Ma cos'è sta barzelletta? Dove siamo finiti? Dov'è la serietà, voglio capire io. Futuro roseo con chi? La Russa con chi? Futuro roseo, l'Italia ha 1,3 miliardi di debiti. Futuro roseo con chi? Perché quando si acquisisce un'azienda si prendono debiti e crediti e l'Inter ha impegni finanziari rimandati per 420 milioni e quelli se le deve accollare chi prende la nuova proprietà, chi prende l'Inter, il nuovo proprietario.
O li paga lui, ma lui non li paga. Tra l'altro vorrei ricordare che il signor Zanga ha perso alcuna causa in Premier League per i diritti TV da 200 milioni. Ma di cosa vuoi ragionare? Non lo so dov'è il cinese. È registrato, l'ha fatto la settimana scorsa, non era live. Ma ti sembra una roba normale quella lì a te? Un'assemblea dei soci senza domande, con un video che non sa nemmeno se è registrato. C'è chi dice non era in diretta, io questo non lo posso sapere. Io ho visto il video, ragazzi, ma che roba è? Il video che ha fatto lui, quella supercazzola, ma che roba è? Quando voi, siccome è da marzo 2022, rispondere, quando ci risponderanno? Anzi, andiamo un po' più a largo raggio. Quando ci risponderanno a queste tre domande? Come pensa di rimborsare Oaktree tra 6 mesi? Come pensi di riprendere 420 milioni di perdite inviate? E come pensi di pagare 415 milioni di bond? È 1 miliardo di impegno da qui a 3 anni. Quando ci risponderanno a queste domande, visto che ci hanno provato, ma sono a scaditi i miei brilli, è da marzo 2022 facciamo queste domande, poi dopo incominciamo a ragionare. Ma è facile così? Eh? È facile così. Niente domande. Le domande sono abolite. Tutti lì a ascoltare? Sì, quindi ora ha fatto il video, domani riguardano il video, registrano un altro video e glielo rimandano un altro video di risposta a Temptation Island, uguale, spiccicato. Ma ragazzi, ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Non si possono fare domande. Ti vogliono far capire che va tutto bene? Bene, intanto rispondi a queste tre domande. Il problema, sai qual è lei? Che è quasi 2 anni e nessuno riesce a rispondere. E a Milan, non rompete i coglioni. Se Tonali, qualora Tonali avesse scommesso anche sul Milan, io rivoglio lo scudetto, non mi dovete rompere i coglioni. Perché io a Bologna, quella partita, se lo vuoi proprio sapere, non la dovevo nemmeno rigiocare. Capito? Io a Bologna non la dovevo rigiocare, indipendentemente dall'errore di Radu. Quella era una partita da non rigiocare. Mentre qualche partita del Milan era rivedibile. È rivedibile qualche partita del Milan. E mi fermo qui. Quindi se Tonali ha scommesso, te mi ridai lo scudetto e zitto. E mi uscio anche la seconda stella. Ciao, Vite.